Adesso è il momento di una startup, possiamo quasi dire quasi padovana, che aspettiamo da un macello di tempo che vengano a presentarsi. Anzi, avevamo detto su Twitter che c'era l'incontro in cambio della beta, no? Sì, esattamente, li abbiamo accettati solo perché ci danno l'accesso alla beta tutti quanti. Adesso siamo in review su The Post Store, quindi... E allora... Ecco voi, go on! Buona e contento! Buonasera a tutti, ciao, io sono Francesco, lui e Nicola, noi abbiamo sviluppato un gioco per iPhone che si chiama Go War. Poi okay. Praticamente Go War si tratta di un gioco geolocalizzato per iPhone che si basa su meccanismi sociali ed è un gioco ogni giocatore si logga nel gioco, ha a disposizione dei soldi virtuali e dei carri armati virtuali da mettere sui propri possedimenti e può attaccare i propri vicini e quindi incominciare a costruire il proprio impero. Allora, noi cosa facciamo nella nostra vita? Fondamentalmente stiamo su Facebook tutto il tempo, visto che utilizziamo i Facebook Places per appunto mettere in relazione i giocatori con i posti reali. La cosa interessante è che di Facebook noi prendiamo però i check-in e i like e come principali indicatori per determinare il prestigio di un posto, per cui conquistare il Ponte di Rialto o la Torre Eiffel non è la stessa cosa nel gioco che conquistare il caffè Ti Amo, con tutto il dovuto rispetto per Ivo. E quindi passiamo molto tempo sui social network, eccetera. Dopodiché abbiamo sviluppato questa applicazione, qualcuno di voi ha la beta, l'applicazione al momento è in review da Apple Store, quindi dovrebbe andare sul market su Apple Store fra un po'. Speriamo bene, non dico nulla. Però sì, dai, siamo abbastanza contenti anche dei feedback che abbiamo ricevuto dai beta tester, che in totale sono stati circa una settantina più o meno, quindi sparsi per tutta Italia. Abbiamo anche un giocatore in Brasile, un po' solitario, che gioca da solo però a tutto il Brasile si sta divertendo molto, no? ci chiede di continuo quando è che possiamo dargli qualche concorrente. Ma dovete andare fisicamente poi là? Sì, beh, non potrebbe essere. Non ha amici. No, è che la beta, allora, per rilasciare un'applicazione con una release ad hoc su Apple Store c'è un massimo di 100 devices, quindi più di tanti tester non si possono avere, insomma. Poi Apple ha un sacco di pro che sono, non so, l'accesso alle carte di credito, tutti quelli che sono su iTunes in maniera molto semplice, per esempio, ha anche un po' di contro che sono appunto il fatto di dover passare attraverso processi di review, il fatto di avere un po' di limitazioni con i certificati, però insomma direi che alla fine è un bel ambiente lavorativo. E dopo, quindi, testando ci facciamo la guerra, dopodiché diventiamo famosi, veniamo a eventi come questo a parlare di questa cosa, facciamo tutto quello che è stato descritto prima in maniera molto interessante per quanto riguarda la vita di uno startupper, cioè andare in giro, spingere su social network, partecipare a eventi, cercare di incontrare più gente possibile, comunque cercare di incontrare gente interessante, coinvolgibile e che a sua volta ci può coinvolgere in cose interessanti, in quanto questo è un mondo molto dinamico sì. E dopodiché ci divertiamo un mondo a fare questa cosa. È nata tutta l'applicazione con, non so, come molti che vivono in questo mondo, con un'idea e un sogno di poterla portare avanti. Questo richiede, anche l'altra volta, cioè lo ripeto spesso, richiede un sacco di lavoro, però è un lavoro molto molto emotivamente coinvolgente, è un lavoro che ti dà tanto. Dopodiché, vabbè, queste sono alcune schermate dell'applicazione con la nuova grafica per chi può apprezzarne la bellezza. E in questa applicazione ci sono tutte le cose che ci si aspetta, c'è una mappa per poter navigare, in questo caso per esempio la nostra posizione viene definita da un comando, spiego brevemente per chi non sa come funziona.
Il comando è praticamente un gruppo di truppe speciali che seguono il giocatore all'interno del mondo reale, quindi sulla mappa è possibile vedere la posizione, dopodiché ci sono vari posti attorno, alcuni sono in possesso del giocatore che sta giocando, altri, quelli rossi, sono di avversari, quelli viola sono ancora non conquistati da nessuno. Quando si entra su un territorio, all'interno di un territorio è possibile attaccarlo, vedere i territori vicini da cui poi continuare la propria strategia e vedere appunto gli indicatori che dicevo prima, perché i like di Facebook sono proporzionali ai gold, che sono i soldi virtuali che quel territorio, quando è in proprio possesso, produce ogni ora per la nostra banda. I gold poi possono essere convertiti in career mattini per rinforzare la propria strategia. I punti fama invece servono a scalare la classifica e sono proporzionali ai check-in, quindi un posto come Rialto, per esempio, che ha molti check-in ma pochi gold, è effettivamente un posto famoso, però che insomma non è che produca una quantità di beni virtuali molto alta. Un posto come tale società o tale discoteca o quello che è, che spinge molto sul marketing su Facebook, quindi ha molti like, però poi poca gente quando va lì fa check-in, è un posto che anche nel gioco produce molti gold, però ti dà pochi punti fan. Ci sono i badge, ci sono tante altre cose, ci sono delle armi speciali, per anticipare una domanda che probabilmente arriverebbe dopo, cioè da dove tiriamo fuori i soldi fondamentalmente. L'applicazione è gratis per tutti su Apple Store, però ci sono delle armi speciali, diciamo, che vengono vendute con un meccanismo di virtual goods nel market di Google. Quindi, non so, tutti possono giocare liberamente, gratuitamente, dove vogliono, però se voglio il comando che sia più potente, oppure la bomba atomica raggio 3000, allora quella viene comprata separatamente in una sezione del gioco. Allora, come è nata l'idea? L'idea è nata da Enrico, che è lì, allo Startup Weekend dell'anno scorso che è stato tenuto a Venezia. È timido. E dopodiché il processo di incubazione è stato tenuto dentro H-Farm, che è la stessa società dove è stato incubato anche Towns, che ho parlato prima, e secondo insomma vari processi. Adesso siamo arrivati alla fine del pre-seed, e con l'applicazione che sta andando sul mercato. E quando siamo partiti avevamo un logo bruttissimo, che è questo qua. E siamo andati, lo spiego per chi non sa cosa sia, lo Startup Weekend è un evento organizzato da una società che si chiama appunto Startup Weekend di Seattle, che praticamente consiste in un weekend in cui tutte le persone che hanno un'idea e vogliono proporla vanno lì e il venerdì sera presentano la propria idea di fronte a tante altre persone. Dopodiché le 6-7 migliori idee vengono votate dalle persone presenti. Il giorno dopo quelle centinaia di persone si dividono nei vari gruppi, ognuno per un'idea, e nell'arco di 2 giorni, cioè il sabato e la domenica, cercano di presentare una demo il più coinvolgente possibile, il più chiara possibile, per un board di persone, possibili investitori interessati, che la domenica dopo pranzo assistono a tutte le presentazioni. C'è chi fa una mini demo, c'è chi fa una bozza di business plan, che ci fa qualcosa. E poi alla fine viene in qualche modo, vengono messi in contatto appunto questo team di persone che ha creato l'idea e possibili investitori. Questa cosa è molto interessante, noi l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, anche perché non ci conoscevamo quasi o comunque poco tra noi del gruppo di persone che abbiamo presentato questa idea qua. Abbiamo vinto quella edizione dello Startup Weekend e effettivamente siamo entrati fortemente in contatto tra di noi, e siamo tutte persone che hanno background diverso, interessi diversi, cose diverse, e questa cosa ha dato un boost notevole alla cosa. Questa è una foto che abbiamo scattato subito dopo, un anno fa, subito dopo la vittoria di quell'evento. E da lì, però, quello che voglio dire è, una volta che uno ha un'idea e trova relativamente pochi fondi che servono per farla partire, la strada è parecchio lunga. Noi insomma
non ci aspettavamo, non lo sappiamo in realtà cosa ci aspettavamo, però insomma c'è tanto lavoro da fare dietro, c'è tanto modo, tanto bisogno di continuare a metterci sopra tempo, investimento non solo in termini di appunto di soldi, ma anche dedicare pezzi della propria vita a questa cosa, come tutti quelli che hanno parlato prima hanno detto, come è normale che sia insomma in questo mondo. E infine Nicola se adesso vi parlo brevemente di una cosa che hanno accennato anche gli altri startup, che è il marketing super low cost, che è praticamente la fase che ci sta coinvolgendo adesso in questo momento, perché noi siamo stati super focalizzati sullo sviluppo fino a una settimana fa. Dopodiché abbiamo fatto la submission e il momento dopo abbiamo cominciato a dire ok, vabbè, quindi adesso chi giocherà a questo gioco? E quindi abbiamo cominciato a pensare ai vari modi per coinvolgere persone all'interno dell'applicazione, e così navigando nella rete c'è saltato all'occhio un post sempre sul blog di Startup Weekend, in cui parlavano di una startup che era esattamente nella nostra stessa situazione. Applicazione quasi fuori, e nessun piano di marketing, nessun fondo. E allora abbiamo cominciato a prendere qualche spunto qua e là e abbiamo creato questo bellissimo cappellone, che dopo vi spargeremo un po' in giro se volete unirvi. E sostanzialmente di cosa si tratta? Abbiamo creato più o meno, abbiamo pensato che ci saranno due squadre di persone, i soldiers qui e l'intelligence. L'intelligence, bene o male, siamo noi o persone vicine comunque, che si occupano un po' di pensare ai vari contenuti da proporre nella rete, magari contattare blogger e creare post, cose del genere. Mentre questo army, che speriamo che sia molto numeroso, si dovrebbe occupare principalmente, usando le sue armi che qui si vedono pochissimo, di spammare sostanzialmente su tutti i social network conosciuti. Più o meno ci focalizzeremo all'inizio su Twitter e Facebook, un po' perché Facebook di fatto è il nostro social network di riferimento in questo momento. E diciamo che le armi che hanno a disposizione queste persone sono sostanzialmente la possibilità di postare, e ogni volta che qualcuno posta dovrebbe cercare di retweetare un link a quel post che ha fatto, che riguarda GoWar ovviamente, con l'hashtag GoWar, oppure quando vede che qualcuno ha twittato retweetare a sua volta, in modo da creare un po' di rumors intorno a questa, al lancio dell'applicazione. Il nostro obiettivo è cercare di stringere i tempi di questa cosa il più possibile al momento del lancio, per cercare di salire nelle top 20, magari arrivare in testa alla top 20 della App Store. E dopo speriamo che anche tutto questo gruppo di persone aiuti un po' l'intelligence a individuare tutti i blogger, anche quelli minori, tutte le riviste di settore, eccetera, che parlano di questa cosa, e noi ci occuperemo nelle prossime settimane di contattare il più possibile tutte queste fonti, questi influencer, speriamo, e di insomma, recuperare il più possibile utenti. E dopodiché faremo alla fine di tutta questa operazione di social recruiting, faremo un po' il conto, diciamo, i migliori twittatori e vogliamo, regaleremo qualche gadget, tipo una maglietta, magari quando finiremo le magliette degli adesivi, cose del genere. E quindi questo, diciamo, è il nostro piano per le prossime 2-3 settimane.